No, vabbè, so tipo 40 anni che non registro, che non ho il computer. Come cazzo si registra? Lella, ragazzi, ebbene sì, tralasciando gli scherzi, sono tornato. È finita questa cazzo di scuola, sì, è finita. Perché oggi, sabato 8.06, ho fatto un fail perché 07, lol, perché sto registrando questo video alle 2 di notte, quindi pensate un po'. Come i bei vecchi tempi. E comunque è finita la scuola e quindi ho ripreso il cazzo di portatile e possiamo tornare a fare i big money. Ok, non dovevo dirlo. Comunque, prima cosa voglio ringraziarvi davvero tutti perché nonostante abbia caricato pochi video, quelli là sul cellulare, la gente non si è disiscritta, anzi sono aumentato anche di parecchio e comunque continua a seguirmi. Poi, seconda cosa. Questo video vi dico subito che sarà, diciamo, dopo questo video, il giorno dopo, caricherò il video contenente le regole del torneo. Dopodiché inizieremo appunto il mio torneo. Per chi appunto non lo sa, sto organizzando un torneo e per chi volesse partecipare, ci sono altri due posti liberi se non erro, può farlo scrivendo partecipo nel video precedente a questo. Quindi, non voglio dilungarmi oltre perché questo video è dedicato, cioè è una lotta wifi. Contro un mio amico di YouTube. O meglio, anche. Ragazzi, non riesco più a parlare perché non. Devo tornare ad avere dimestichezza con i video su portatile con le cuffie. Comunque, con il mio amico AlexS94, sì, che è uno YouTuber che tratta Pokémon e anche battaglie competitive. Ho lottato con lui. Ci tengo a dire, innanzitutto 3-4 mesi fa, questa lotta è molto vecchia, però dovevo caricarla, anche lui la caricherà. E il mio team è nuovo rispetto alle vecchie, però vi ci tengo a dirvi di nuovo che questo team, diciamo, non è buildato al. Fuck. Non è buildato, diciamo, al meglio, anche perché poi l'ho sostituito, infatti adesso ho tutto un altro team. Anzi, ne ho altri perché appunto questo team è molto vecchio. Inoltre, vi dico già ora, vi spoilerò che perderò. Anche perché ho fatto scelte molto sbagliate e non ho lottato al meglio. Senza però togliere nulla ad Alex che ha lottato veramente bene e è stato molto più bravo di me. Io lo riconosco. E ha anche avuto un team molto, diciamo, molto meglio preparato. Oh, cazzo, basta, adesso facciamo partire il video. E comunque spero che la lotta vi piaccia, anche se mi ha fatto leggermente il culo. LOL. Quindi riproduci. Tipo che adesso non sto registrando l'audio del computer e faccio una figura di merda. Cioè, proprio per inaugurare il ritorno col portatile. Ok, parte la sfida con Alex. Mando avanti il mio Azumarill. Che è un Pokémon che conoscete benissimo tutti. Ormai è un OU da un bel po' di tempo. Io, predictando il fuoco fatuo, switcho e metto il mio Conkeldurr. Perché potete ben sapere che il mio Conkeldurr ha l'abilità Denti Stretti. Ovvero, quando subisce, diciamo, un'alterazione di stato, viene scottato, dorme oppure paralizzato, oppure avvelenato, questo qui aumenterà il suo attacco, o meglio, lo doppierà. Che cazzo ho detto? Oddio, doppierà. Moltiplicherà l'EL per 2. Quindi lui switcha. Mi fa anche un brutto colpo con Invertivolt. Un brutto colpo che diciamo abbastanza inciso. Io gli faccio Assorbipugno e gli tolgo abbastanza. Considerando che Donphan è un Pokémon molto forte a livello difensivo. Però lui ha il Bidorzolilm e questa cosa diciamo rovina totalmente il mio Conkeldurr. Che oltre al danno della scottatura è costretto quindi a morire al turno successivo. Perché io voglio togliermi, diciamo, di torno questo Donphan e gli faccio gelopugno. Quindi guardate 4 PS poi con la scottatura. Anzi no, con la Stormisfera. Bye bye con Conkeldurr. Quindi addio con Conkeldurr. E mando in campo Rotom Alex. Io invece vado in campo Fortress perché voglio togliermi assolutamente le Levitarocce. Perché se no fregherebbero
abbastanza il mio Staraptor. Lui va per fuoco fatuo, giustamente, e io appunto per rapigiro. Ora cerco, se non erro, di piazzare le mie levitorocce e ci riesco. Lui recupera energia con gli avanzi. Scusate se sarà bloccato tipo il video, però boh. Non so che cazzo prendo. What the fuck? Vabbè, lasciamo stare. Poi adesso per la scottatura. Lui fa idropompa. Riesco a resisterlo e faccio le levitorocce. Diciamo che Forretress ha svolto il suo lavoro. Il suo sporco lavoro. Ok. Vabbè, recupero vita inutilmente, tanto al prossimo turno creperò. Lui fa Invertivolt adesso. No, Introforza. Che non ricordo che Introforza fosse. Se non erro, Introforza. No, non me lo ricordo. Mi sembra anche di non averglielo chiesto. Vabbè, qui mando Mynectric. Lui ovviamente switcha e diciamo che mette appunto il suo Blissey, che è il suo tank difensivo. Io qui sbaglio, avrei dovuto andare di Invertivolt. Sarei dovuto andare di Invertivolt. Comunque avete visto ragazzi, devo riprendere bene a commentare i video, perché sto facendo un sacco di errori, perché non commento da parecchio. Qui vabbè, prepotenza gli abbassa l'attacco, cosa totalmente inutile. E utilizzo Fulmine, che gli toglie un cazzo, perché è un Blissey. E tutti sappiamo che Blissey è una difesa speciale della Madonna. Quindi Mynectric può bastare e rientra. Ok, metto in campo Azumarill. Lui fa Tossina. E io qui sbaglio, anche perché avrei dovuto utilizzare direttamente troppo forte. Aspetta, non, aspettate, non ricordo cosa faccio. Forse ho fatto bene. Qui faccio. Ah sì, Panciamburo, sì. Perché avevo predictato il suo switch. Sì, faccio Panciamburo. Troppo forte sarebbe stato inutile perché avrebbe mandato Rotom. Quindi faccio Panciamburo. E poi andrò di acqua getto. E se non erro farò un brutto colpo. E con questo brutto colpo appunto siamo pari. Perché ricordo lui l'ha fatto con Conkeldurr all'inizio. Però guardate qui, questo brutto colpo per pochissimo non lo uccide. E diciamo che se Rotom sarebbe morto, molto probabilmente questa partita non l'avrei vinta. Non dico che l'avrei vinta sicuramente, ma avrei tipo perso 2-0, 1-0 e non 4-0. Guardate quanto lo lascio con questo brutto colpo. Però devo dire che il mio avversario è stato superiore a me. Partita meritata da parte sua. Ok, lui ritorna. E io adesso mando in campo Latios. No, lui manda in campo Latios. E io mando in campo. Chi mando? Landorus. Ok, Landorus. Qui adesso lui manda Rotom. Probabilmente sacrificandolo. E io utilizzo Introforza, che è ghiaccio. Sì. Ok, qui lui decide di utilizzare Dragobolide, però fallisce e io l'attacco con Introforza. Qui ho avuto abbastanza fortuna. No, comunque ragazzi, scusate, ho detto una frociata. Non è vero che se Rotom non mi avesse fatto brutto colpo avrei fatto 1-0, 2-0. Cioè avrei lo stesso perso, però probabilmente avrei perso leggermente meno rispetto al 4-0, quindi 3-0, forse 2-0. Ok, qui intanto gli mando KO Latios. Ah, ma io ho perso 3-0, ragazzi, non 4. Quindi addirittura avrei potuto vincere. No, vincere no, sto esagerando, Lel. Però forse 2-0 l'avrei fatto. Ok, qui manda il suo Bau Bau, sarebbe il suo Meowile, il suo Mega. Mi abbassa l'attacco con prepotenza. E diciamo che qui la partita finisce. Perché guardate,
con Manetrix a basso attacco, però Meowth si dimostra davvero essere, scusate, mi stavo grattando il naso, non pensate male. Comunque qui Meowth si dimostra davvero essere il Pokémon con l'attacco più forte nel metagame. Guardate, con, diciamo, con la statistica ridotta, mi, diciamo, manda KO quasi Manectric. Poi ovviamente con Sbigo attacco mi finisce. Ovviamente non posso fare più niente e con Staraptor faccio l'attacco che di più gli avrebbe potuto togliere. Però Meowth ha ottime difese e poi il tipo folletto gli copre la debolezza sull'otta. Quindi se fosse stato soltanto tipo acciaio sarebbe morto. Peccato che però in sesta gen abbiano introdotto il tipo folletto. Yeah! Ok, carineria e ciao ciao Staraptor. Quindi 3 a 0. Ok, devo stoppare. Pausa. No, aspetta, è brutto così però. Riproduci. Pausa, ok. Quindi ragazzi, spero che questa volta vi sia piaciuta. È stato davvero un piacere lottare con Alex. Spero che in futuro faremo altre battaglie e che mi conceda la rivincita. E ovviamente passate dal suo canale, anche se è abbastanza inutile se lo dico io, perché lui ha 1500-1600 iscritti se non erro. Io ho soltanto 750 più o meno, sì. Vabbè, però lo dico perché, diciamo, può servire. Magari qualcuno lo conosce e si va a iscrivere. Quindi, questo video, vi ripeto, è il video che precederà il video delle regole del torneo, perché dopo questo video domenica caricherò le regole del torneo e poi dopo quelle regole, dopo 2-3 giorni, farò il tabellone. E poi pubblicherò il tabellone sulla pagina Facebook, che adesso non ho ancora creato, ma creerò. Quindi, e poi devo dire che il torneo davvero è piaciuto a molti, l'iniziativa del torneo. Siamo già 60 partecipanti e quindi prevedo un bel torneo. E vabbè ragazzi, non voglio dilungarmi oltre, perché questo video, diciamo, è la battaglia contro Alex e quindi non voglio spammarmi col torneo. Quindi da Metagross è tutto. Ciao a tutti. Ho copiato Axo, Lel.